Per la mia comunità di Berceto la misura è colma. Si stanno verificando dei fatti che sono notevolmente negativi. Per una comunità come Berceto andrebbe chiesta lo stato di calamità. Diversi giorni e per diverse ore non abbiamo la copertura medica. L'unico distributore di Berceto Capoluogo ha improvvisamente chiuso a inizio estate. Il sequestro dei campeggi del campeggio I Pianelli si sta prolungando. Io credo che anche se sono cose sul quale i poteri del comune e del sindaco sono molto limitati per non dire nulli, si deve intervenire e continuare a intervenire come ho fatto in questi mesi senza raggiungere dei risultati. C'è tutto l'impegno del sindaco, dell'amministrazione, di coinvolgere anche altre istituzioni come la prefettura, la regione, il distretto per risolvere questi problemi che sono veramente nefasti. Abbiamo una comunità di persone anziane e il fatto di non avere la copertura medica comporta dei problemi, uno stato d'ansia e un aggravamento anche delle malattie stesse. Poi ci sono delle ricadute negative, tante persone stanno scegliendo medici di Solignano, di Borgotaro, di altri paesi. È evidente che quando andranno a farsi visitare in questi paesi, con tutti i disagi che questo comporta, ne approfitteranno anche per fare la spesa, per acquistare in farmacia, quindi una riduzione ulteriore dei servizi nel nostro comune. L'immagine di Berceto poi è deturpata, oltre al disservizio, nell'avere un distributore chiuso. Stiamo arrivando da un inverno che ha fatto sentire la mancanza dei campeggiatori, per quello che sono i nostri negozi che già boccheggiano, e a tutto questo si aggiunge una stagione che non sta portando l'estate. Non bisogna perdere la testa, io credo che bisogna trovare gli avversari, non sbagliare gli avversari. L'assessore regionale alla salute, Sergio Venturi, è un collaboratore, è un amico, è una persona che ci può aiutare anche se ha le mani legate da contratti sindacali, da una burocrazia ottusa che non permette la soluzione di questi problemi a Berceto in tempi rapidi. Mi riferisco al problema della copertura dei due medici del comune di Berceto, che la gente si sente fortemente a disagio proprio perché manca questa copertura medica e tante ore siamo sguarniti, e quindi c'è tutta una ricaduta sul 118 e quindi un cattivo funzionamento del sistema sanitario nazionale, perché il 118 non dovrebbe essere disturbato per queste cose che invece siamo costretti a rivolgerci a 118, quindi un impegno anche per la sezione della Croce Rossa notevole, fatto da volontari e prevalentemente i soliti volontari. Il distributore, come dicevo, adesso che Berceto è tornato a essere una meta di motociclisti, di automobilisti, eccetera, chiuso da una pessima immagine e una ricaduta notevolmente negativa, oltre a un disservizio gravissimo che si esplica anche su tutti i mezzi comunali, si esplica sul fatto che adesso si acquista il carburante attraverso le tessere, quindi noi siamo legati a questo, diventa un problema risarcire quelli che debbono fare benzina, gasolio a nome del comune di Berceto. Diventa poi un problema per tutte le persone che in questi giorni debbono sistemare i propri giardini, tagliare la propria erba e quindi sono senza carburante, devono fare chilometri per andare a prendere la benzina e il carburante. Anche il campeggio, che è una parte consistente dell'economia del nostro paese, non può continuare a rimanere chiuso, e quindi ci auguriamo tutti che dal 1° di luglio venga aperto e adoperiamoci tutti per quello che può avvenire, deve avvenire, che il Comune ha sempre suggerito che possa avvenire, e speriamo che la dirigenza del campeggio imbocchi questa strada, che è una strada maestra,
che può portare alla riapertura del campeggio. Quindi come sindaco siamo impegnati su tutte queste cose e le ritengo fondamentali, le ritengo un impegno fondamentale per il mio paese e quindi dobbiamo riuscirci, possiamo farcela, aiutatemi perché questo possa avvenire.